Buonasera amici telespettatori, benvenuti al sondaggio Demoscopapo di oggi, sondaggio molto interessante. Abbiamo il risultato di un sondaggio che è stato svolto su di un campione di italiani che risponde alla domanda: avete degli hobby? Dottor Besa, com'è andata? Grazie, grazie dottor Appi, buonasera. Ecco, alla domanda avete degli hobby, il 50% degli italiani risponde sì, tutti i giorni colleziono almeno 2 ore di straordinario. Il 30% risponde, beh, mi piace la raccolta differenziata. Il 20% risponde, leggo i francobolli solo da una parte. C'è anche un pizzico di perversione, mi sembra di intuire. D'altra parte il mondo, la vita, lo stress. Forse... una specifica molto interessante. Li lecca anche da entrambi, devo dire. Non lo so. Però. Grazie dottor Besa per aver scoperchiato questo pentolone che poi è la nostra bella Italia. Grazie a voi per la vostra attenzione e come sempre, a Dio piacendo, arrivederci a domani. A domani. Guarda qua, sull'igiene son tassativa. Mi faria qua, ecco. Maria Vergine, Signor Benedetto. Qua sarebbe da far col chief, col Wim, con quelle robe là. Ma non te poi. Buongiorno amiche e amici, stavo dicendo che anche sull'officina io voglio igiene. Igiene come se fosse educazione, in bagno. Educazione. Quindi no, insomma, sprecare parole. Andiamo avanti, non sprechiamo parole. Benvenuti all'angolo del 3B di Lidia e Fernanda. Ecco qua, buonasera amiche. Buonasera amiche. Buonasera, allora, siamo bene? Tanto piacere di essere qui, darvi piccoli consigli di ogni giorno. Di ogni giorno, risparmio certo. Risparmio di ogni giorno. Ecco. Guardate che c'è una crisona al giorno di oggi. C'è una crisona. Che io non so, che se non fossimo noi donne, guarda. Ah sì, che dovrebbero stenderci il tappeto rosso gli uomini, che qua ci vuole concretezza per uscire dalla crisi. Ah, no? Sì. Promesse mai mantenute. Che siamo stufi di dire che tiriamo avanti noi la baracca. E lavoratrici sul lavoro. Brava. E mogli sexy coi mariti. Certo. E madri apprensive coi figli. Coi figli. E casalinghe in casa. E cosa dobbiamo fare tutto noi? Tirare avanti la caretta. Ma neanche le schiave dell'antica Roma non le aveva. Non lampigavano così allora, tanto tutto il giorno. Qua c'è, per forza che c'è il duplicamento della personalità. E allora? Tutti sti ruoli tutto il giorno. Visto che l'unica soddisfazione è fare un po' di shopping, al manco. Permetteteci di buttare via un po' di soldi, di risparmiare un po' di soldi. Risparmiarli, per risparmiare, la lezione di oggi parla del come sfiatare il termosifone del riscaldamento di casa. Cosa fate? Chiamate un idraulico del figlio. Provate. Vi costa come la bolletta del gas di gennaio febbraio di un rigido inverno? È vero. Solo scatto la risposta. Domandate a vostro marito di sfiatare il termosifone. Provate. Vieni, Mario. Per un miglior rendimento dell'impianto bisognerebbe sfiatare il termosifone. Per l'amor di Dio. Neanche glielo avessi detto. Non sono capace e mi non ho voglia. Non mi interessa. Si fa? Poi ho l'asma, come faccio a sfiatare? Sì, risponde così. Aria buttata al vento. Non occorre neanche sfiatarsi tanto. Sberlo tardi. Allora, lezione di oggi. Come si fa? Noi donne a sfiatare un termosifone occorrente. Allora, sempre ecco qua. Ragazze, sempre i mettere guanti. Sempre i guanti per la 626. Mettersi in sicurezza sempre, che così qualsiasi roba manuale, incidenti domestici si evitano. Occorrente. Noi li mettiamo perché non abbiamo diretta, premura non abbiamo occorrente. Ecco qua una bacinella, mastella una bacinella, poi della carta per asciugare. Centrelo. Pappagallo. Ci raccomandiamo, questo è il pappagallo. Un pappagallo. Avere il pappagallo. Se no, neanche mettersi di fare il lavoro se non hai il pappagallo. Pappagallo. Noi se lo dico meno, quello che te lo dice. Sì, non bisogna ripetere massa. Mi fa il pappagallo. Ecco qua. Termosifone. Tira fuori il termo. Ma te dovevi portarlo te il termo. Signor Benedetto. Ogni volta arriviamo a sto punto della menestra qua e la lascia dimenticare la roba. Guarda che mi ne va a scaldamento, mica la legna ancora stua. Ti dico di scaldamento. Beh, prendiamo. Scusate, mi viene da ridere perché ogni volta io sono sicura prendiamo che lei. Prendiamo uno qua. Senti, che fa confusione. Meglio scaldamento qua. Per la ho sempre patito freddo. Beh, prendiamo uno qua. Sempre patito freddo. Ecco allora, qua. Rubiamo come si chiamano? Il terno qua. Per far finta di farmi intanto vedere. Tira avanti tu che io smonto il termosifone qua che c'è sul muro. Tira avanti, bisogna mostrare che, guarda che se noi vede le poco parlare, bisogna, adesso vi mostriamo
Come schiattare il termosifone? Se il rendimento è aumentato, sono le piccole cose che salvano la famiglia, ragazze. E siamo noi donne che dobbiamo capire come vanno fatte. Signor Benedetto. Ecco il terno. Fatto guarda il termo. Allora, alciarlo, adesso vi facciamo vedere. Al tre. Un, due, tre. Arriva un crocco alla schiena. Non arrivo. Mi scampa. Fernanda, non arrivo. Adesso lo so. Facciamo vedere lo stesso. Allora, fai vedere. Bacinella. Quando si sfiata ven fuori il fiato. Non abbiamo più i 20 anni della bolla di aria. Allora, fai vedere bene. Allora, si prende il pappagallo. Si gira la valvola. Piano, che devono vedere bene. Ecco, così. Devono vedere bene. Vedete? Non così come te hai fatto prima. Torno a far vedere. È zero drio in vidar invece di svidare. Guardate, così no. È molto importante. Fai sì. È così? Sì. Ecco. È molto importante. Guardate, avete le visto? Operazioni più che sentire. Avete visto? Ecco. Perfetto. Ecco, avete visto? L'acqua si sfiata. Torniamo a metterlo su. No, per l'amore di Dio. Lasciamo qua. Ah, speriamo che venga avanti la primavera. Quanto siamo state, signore? Quanto siamo state? 30 secondi. Ma neanche. Un minuto. Neanche. 2 minuti. Ma figurarsi, neanche. E quanto abbiamo risparmiato? Oh, tanti di quegli euro. Tanti di quegli euro, ragazze. La metà, se imparate a fare così. La società intera sarà in pace e serenità e voi sarete più felici. Più felici perché farete shopping, ragazzi. Grazie e arrivederci. Grazie e arrivederci da Lidia. E Fernanda, mi fa male i reni. I reni, cosa fare? Un crocco i reni. Un sol? No. Un no. Sol? Un artificiale. Ma. Hai una mano è qua. Tua questa qui? Ma cos'è sta roba? Ma sembrava che perché siccome l'ho trovata di là, allora volevo portarla. Guarda che oggi proprio non è giornata, metti via quella roba. Eccola. E dai una mano là, guarda che è tutto sporco per terra. Dai, muoverti. Ma muoverci cosa? Io non lo so, se oggi oggi proprio non è giornata. Ma guarda che è difficile capire quando è il contrario, quando è giornata. Quando non è giornata. Non posso essere meteoropatico. Sai neanche cosa vuol dire meteoropatico. Cosa vuol dire? Sì. Il mio umore cambia col cambiare del tempo. Guarda che anch'io già. Io per esempio, quando c'è brutto tempo non ho voglia di lavorare. Ah sì, perché quando è bel tempo invece vado in ferie. Ma chiedi alla gente cosa vuole da bere, invece devo far tutto io qua. Eccoci qua, allora chiedi, che cosa volete di bere? Chiedi quello lì che lì fermo da. Cosa volete di bere? Risponde al. Allora, cosa volete di bere? Chiedigli a lui, ma come devo dirvi io cosa fare? Ascoltale cosa dice. Cosa volete di bere? Guarda, sei fortunato che non viene via la spina qua. Che non sono di là del banco, che se no farei un salto e verrei lì a dirlo. Bravo. Sei fortunato bianco, che non è di qua del banco. Bianco non ce n'è, o nero. E oggi non è giornata. No, bianco. Via. Mi dai una mano che non ho voglia di fare il giro. Ma cosa?